È un vero piacere avervi qui. Per noi è una serata di orgoglio, di onore di avere un ospite come la dottoressa Loretta Napoleoni qui con noi. Anche se ci è stato detto che questo è un strano centro, come è stato detto in giro, noi ci pregiamo come Federazione Lucana che sono 30 anni oramai che teniamo. Attività non solo di tutto il tipo di attività comunitaria, sia culturale, sia sociale, sia religiosa, sia sportiva, di tutto. Perché noi, la Federazione Lucana, non è un semplice club sociale, ma un'istituzione, un'associazione comunitaria. Quindi ne pregiamo di questo e credo che dopo di questa sera speriamo che non sia così strana. Quindi. Quindi a questo punto non voglio prolungare e passo la parola al dottor Stefano Fossati per cominciare i lavori di serata. Grazie e buon ascolto. Il contagio su cui verterà l'incontro di questa sera, uscito in italiano, la prima edizione nel settembre del 2011, scritto quasi contemporaneamente agli avvenimenti descritti, che sono le massicce manifestazioni di protesta della società civile in Nord Africa e in Europa contro l'impoverimento diffuso della maggior parte dei cittadini e le scelte economiche della classe politica. Il contagio però non è solo una cronaca, ma può essere letto, secondo me, anche come una sorta di piccolo manifesto. Manifesto politico, e a tale proposito vale la pena di leggere le parole conclusive del saggio che romanticamente alludono ai movimenti americani degli anni 60 per la pace e i diritti civili. Cito: "La salvezza dell'Europa e forse anche del capitalismo come lo abbiamo conosciuto, per non parlare poi della pericolante supremazia economica e finanziaria dell'Occidente, richiede il sacrificio in massa di chi ci ha governato con estrema scelleratezza fino ad oggi. È proprio questo che chiedono gli indignati nelle piazze e in fondo anche i mercati. Succederà? La risposta la sta già portando il vento." E con questa provocazione passo la parola all'onorevole Marco Fedi. Proviamo? Con un libro della Loretta Napoleoni? Proviamo, se questa tecnica riesce, continueremo ad utilizzarla. Ma io, per i Lucani, io volevo innanzitutto ringraziare Loretta Napoleoni per aver accolto l'invito a presentare a Melbourne il suo libro Il Contagio. Ne parlerò brevemente, non intendo dilungarmi molto perché credo che sia utile ascoltare lei e credo che sia utile ascoltare voi con le domande che spero vorrete porci, porle e le riflessioni che insieme possiamo fare in questa sede. La ringrazio per la sua disponibilità a parlare di economia e di problemi che riguardano l'economia, ma anche la società italiana e europea, in una sede diversa dai luoghi accademici, dai think tank di cui lei fa parte, think tank politici e intellettuali, in una sede popolare, reale, del mondo sociale e culturale a cui appartiene la nostra storia, la storia dell'emigrazione, che oggi si ripresenta con eguale drammaticità, perché c'è un nuovo flusso migratorio dall'Italia, un'immigrazione diversa da quella degli anni 50 e 60 e anche 70, ma per molti versi è un'immigrazione che ha delle caratteristiche in comune. La ringrazio anche per il suo contributo originale, per il suo interessante lavoro nel pensare ad un nuovo modello economico e di sviluppo e per aver scelto di continuare con noi una discussione importante ed una riflessione originale
sul futuro dell'economia globale, sul futuro dell'Europa, dell'Italia e dell'euro, ma anche sul futuro dell'Australia. La ringrazio anche per l'indignazione che ha scelto di mantenere viva e lucida nel suo libro. È per me un onore essere qui in un delicatissimo passaggio politico, economico e sociale che riguarda l'Italia e l'Europa, ma che, come dicevo, riguarda sempre più anche l'Australia, non solo perché si riflette la crisi economica qui agli antipodi, ma perché, a pensarci bene, direi che questa dimensione trova spazi di assoluta rilevanza anche in questo paese, lontano sì dall'Europa, ma molto vicino alle motivazioni strutturali della crisi. Credo sia giusto partire da una considerazione: abbiamo sempre più bisogno di tornare al senso comune, lo dice in un bel libro che ho letto recentemente Ilvo Diamanti. Il senso comune ci dice che le cose non vanno e non basta trovare soluzioni piccole, di medio o breve termine, come spesso accade in politica, occorre un cambiamento più profondo. Questa conclusione ce l'ha detta il senso comune e l'analisi degli ultimi anni di storia politica italiana. Il senso comune ci dice che se un paese non cresce, il PIL rimane invariato o diminuisce, non cresce l'occupazione, non crescono gli investimenti e vince la peggiore speculazione, quella che danneggia l'economia, il paese va in recessione e la recessione determina la decrescita che fa aumentare il debito e via dicendo. Una spirale involutiva che sarà, lo dice bene la Napoleoni nelle conclusioni del suo libro, molto difficile da contrastare. A dire il vero, la Napoleoni dice impossibile da contrastare. Allora la svalutazione, il default, visto come una delle possibili soluzioni. Lo è, una possibile soluzione, non deve spaventarci, non dobbiamo vederlo come male assoluto, è vero, ma si può ancora evitare. Io lo dico con un punto esclamativo, forse è meglio metterci un punto interrogativo, si può ancora evitare? A queste condizioni, a mio avviso, che l'Europa trovi un orientamento comune, immediato, sulla crescita, che l'Italia faccia le riforme rapidamente, introducendo un nuovo regime fiscale, tassando i patrimoni e le iniziative speculative, rendendo più efficiente l'intero sistema burocratico amministrativo e contrastando con mezzi radicali l'evasione e l'elusione fiscale, ponendo al centro dell'azione politica e riformatrice le nuove generazioni dei meno di 1.000 euro, come ricorda molto bene Loretta Napoleoni nel suo libro. Ricordate, generazione 1.000 euro, ora siamo ben al di sotto di quella generazione 1.000 euro, e cambiando in modo altrettanto radicale la classe politica e dirigente. Queste condizioni non sono, a mio avviso, impossibili. E se la politica italiana, i partiti politici italiani non saranno in grado di portare avanti questo cambiamento in modo veloce, saranno spazzati via nei momenti di democrazia partecipata, che sono le elezioni. La politica italiana, i partiti debbono rinnovarsi non solo per vincere le elezioni, ma anche la battaglia per una nuova umanità. Il senso comune ci dice anche che dobbiamo tornare ad una dimensione di vita più umana e territoriale. Solo in questo modo possiamo essere davvero globali. La globalizzazione non può essere la creazione di un grande mercato, ma il collegamento tra piccoli mercati. Il global è dove il credito, denaro che serve per fare impresa, dare opportunità alle imprese, creare lavoro, ti arriva dalla tua banca. Dalla tua banca che deve agire localmente. La nuova destra, ricordate The New Right, di cui Costello e anche Abbott facevano parte, faccio un piccolo riferimento all'Australia perché credo che sia importante, e Abbott potrebbe essere alle prossime elezioni in questo paese il nuovo primo ministro, quindi avere un incarico di grande responsabilità. Quella nuova destra di allora in Australia, negli Stati Uniti ed in Europa prometteva la rivoluzione liberale. Dopo aver governato per oltre un decennio, le loro parole d'ordine hanno guidato le scelte di governi che si erano presentati come alternativi. Liberismo, libertà di impresa, libera scelta, sono slogan che hanno condizionato le nostre scelte, ma che oggi hanno perso significato. Liberalizzare è necessario solo nelle economie bloccate, non dalle regole, ma dalla burocrazia inefficace.
Quale libertà di impresa si può sostenere se le imprese non sono libere di accedere al credito? Quale libera scelta può avere un consumatore se oggi i grandi gruppi fanno cartello sui prezzi e le multinazionali gestiscono i mercati di tutte le merci? Ecco, la nuova destra ha vinto la battaglia ideologica ed oggi anche i Labour, i socialisti, i socialdemocratici, i democratici pensano che per governare occorra avere il sostegno degli speculatori che dominano l'economia. Ecco perché è giusto essere indignati. Poi possiamo tutti trovare soluzioni diverse, risposte diverse a questa indignazione. Ecco alcuni brevi passaggi, li leggerò, del libro della Napoleoni che mi hanno particolarmente colpito. Sul movimento degli indignati, e cito, il movimento degli indignati propone un'alternativa concreta alle politiche proposte dall'Unione Europea. Occorre far pagare il debito a chi si è arricchito grazie alle bolle finanziarie e alla illusione del benessere. Che le banche tedesche e francesi si accollino la responsabilità di aver prestato soldi a paesi che non potevano ripagarli, che si introduca una tassa patrimoniale da abbattere come una scure sui beni dei ricchi, sul reddito da capitale e sulle transazioni finanziarie. Ecco cosa si legge sul manifesto degli indignati. Ottimi suggerimenti che i politici non prendono nemmeno in considerazione. E di nuovo Loretta Napoleoni sul piano Marshall dell'Unione Europea per salvare la Grecia. Una nazione a crescita negativa da almeno 5 anni, una nazione il cui gettito fiscale non è sufficiente a coprire tutta la spesa pubblica e che ha un debito pari al 142% del prodotto interno lordo. E perché no? Nel secolo di Harry Potter tutto è possibile. Sulle soluzioni da adottare, quindi la parte più propositiva del libro, la soluzione certamente non può essere indebitarsi ancora di più, ma neppure strangolare l'economia con una politica di austerità che vuole risolvere il problema soltanto tagliando le spese dello Stato. C'è bisogno di un nuovo modello. Bisogna capire quali industrie e quali settori possono essere competitivi e quali invece no. Ridimensionare la nostra vita, tagliare gli sprechi, investire nelle fonti di energia rinnovabile, nell'agricoltura, settori dove paesi come la Spagna e il Portogallo, ad esempio, già si stanno muovendo. Bisogna tornare a considerare l'indebitamento come qualcosa di eccezionale. È possibile che tutto ciò richieda un sistema monetario diverso, meno rigido, più flessibile. È probabile che per un paese come la Grecia usare la stessa moneta della Germania non funzioni più, anche perché in fondo non ha mai funzionato. Sulla sinistra di governo e opposizione, i titoli sono i miei, sono titoli che ho estratto dal contenuto del libro. Nel 1988 Peter Mandelson affermava: per noi laburisti, e stiamo parlando dei laburisti inglesi, non è affatto un problema che alcuni stiano facendo soldi a palate. Peccato che non si sia mai prodotto il miracoloso effetto a cascata della ricchezza prodotta dai neoliberisti amici di Mandelson. Chi stava bene oggi sta benissimo, mentre chi stava piuttosto male è sprofondato nella miseria. E dalla primavera araba arriva un richiamo forte di libertà, non solo contro le dittature, ma anche contro l'avidità dell'alta finanza predatrice, contro la corruzione della politica, contro istituzioni internazionali inefficienti. Una rivolta mediterranea sullo sfondo della più grave crisi europea, con un richiamo che ci arriva da Loretta Napoleoni, economista romana, esperta di relazioni internazionali e di lotta al terrorismo. Stasera possiamo fare qualche riflessione insieme a lei anche su questo. Arriva l'appello a riprenderci la democrazia, che è un vero richiamo alla politica, non all'antipolitica, alla politica della partecipazione, con questo slogan che a me piace molto, che è: il futuro ricomincia da noi. Grazie Loretta Napoleoni.